Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. L'Italia non ha bisogno del PNRR. Vabbè, è l'Europa che ha bisogno che l'Italia lo prenda. Se non ci fosse il PNRR, dovremmo reinventarci tutte le discussioni politiche. Ma porca miseria, abbiate pazienza. Per mesi avete detto che il PNRR erano le tavole di Mosè, sceso dal Monte Sinai, non si cambia. L'altro giorno, belli freschi, arriva la Schlein. No, sapete, sai che c'è? Dopo quello che è successo in Emilia Romagna, ma sì, usiamo il PNRR. Abbiate pazienza. Punto due. Questa storia, io sento dire, questi soldi che ci arrivano. Premesso che non sappiamo ancora quanto costa, perché lo sapremo quando rimborseremo, vi do una notizia. L'Unione Europea, lui parla dei tassi, che dovremmo restituire il debito. Quando l'Unione Europea va a finanziarsi sul mercato, spende. È già finanziato sul mercato. Mi faccia finire. Inquadrate solo dragoni, così gli altri capiscono. Non abbia paura di quello che sto per dirle, perché lo so che lei lo sa quello che sto per dirle. L'Unione Europea paga quasi quanto l'Italia. 120 punti base, l'1,2% in meno. Poiché l'Unione Europea non ci presta i soldi allo stesso tasso a cui l'ha preso, in finale noi risparmieremo 600-700 milioni l'anno. No. Sono soldi? Per l'amor di Dio, sono soldi! Zurlo. Ma quanto pensate che costi il paragone di cui stiamo parlando? Parla Zurlo. Mi pare